Ciao ragazzi, benvenuti in un'altra video ricetta. Oggi faremo gli gnocchi, vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, per fare gli gnocchi verdi ci servono 800 g di patate, del sale, 300 g di farina, un uovo, del parmigiano grattugiato, della noce moscata e 100 g di spinaci. Mischiamo tutti gli ingredienti. C'è una voce di merda quando parlo alla videocamera. Metterla a cannella. Gnocchi di spinaccia alla cannella. Cominciamo ad impastare. Ora la nostra pasta è pronta e poi possiamo formare i nostri gnocchi. Ne tagliamo un pezzettino. Infariniamo e arrotoliamo. Poi dipende come li vuoi grossi. Così fate questo movimento dall'interno all'esterno, così si allunga. Perché mi sento da solo. Formiamo quattro salsicciotti, poi con l'aiuto o di un coltello o di una spatola, infariniamo un po', e tagliamo i nostri gnocchi. Della misura che volete. Ovviamente non saranno tutti perfetti. Dopo averli tagliati, mettete un po' di farina e li arrotolate per dargli la forma rotonda. E questi sono i nostri gnocchi. Ora io li metterò su un vassoio di Susanna. Ora potete congelarli, ben distanziati, oppure cuocerli immediatamente. Questi sono gli gnocchi verdi e gli spinaci. Per questa ricetta è tutto, grazie per aver visto il video. Ciao!